Ciao a tutti, sono Filomena Diana, benvenuti al ciclo di interviste fatto ai candidati sindaco di Casal di Principe. Scopo di queste interviste è quello di avvicinare il popolo elettorale di Casale a coloro che intendono rappresentarlo e che chiaramente hanno dato il loro contributo a questa iniziativa. Buona visione e buon voto a tutti i casalesi. Presentati agli elettori, parlaci di te. Sono un medico, Carlo Corvino, ho 58 anni, sposato con tre figli e vivo qui a Casale, a Napoli, in ospedale. Tre aggettivi per descriverti. Beh, penso che potrebbero descrivermi più di altri che io. Sarei di parte, però vuol dire che mi sento leale, determinato e responsabile. Il piatto della tradizione casalese che preferisci? Non penso che sia un piatto proprio casalese, ma la caprese è buonissima, con elementi molto semplici, la mozzarella, pomodoro e basilico, un filo d'olio. È squisita, è buonissima, le cose semplici sono le cose migliori. Se Casal di Principe fosse un soggetto o un oggetto dell'arte, un attore, un film, un cantante, una canzone, un poeta o una poesia, chi o cosa pensi che sarebbe e perché? Allora, io ci ho pensato molto a questa domanda e ho trovato questo quadro di Pellizzi ed è straordinario come la dignità, la forza, la volontà di questo gruppo di collaboratori che avanzano verso i propri diritti, con anche una donna sul lato, se vedete, che indica quasi la strada. Poi ho commentato quelle parole che lo stesso autore lo definisce: una massa di popolo, di lavoratori della terra che intelligenti, forti, robusti e uniti avanzano come fiume che travolge ogni ostacolo frapposto. Bene, io vedo in queste persone la dignità dei casalesi, la voglia di riscatto. Ecco perché paragono questo al popolo casalese, lo immagino così, con un'azione pacifica ma forte, determinata, piena di orgoglio, che va verso una descrizione, una pagina nuova della storia di Casal di Principe. Qual è il tuo libro preferito e qual è l'ultimo che hai letto? Allora, il libro preferito per me è stato bellissimo, Il piccolo principe, nella semplicità dei bambini, che rende, come devo dire, rende la vita migliore. Le cose più piccole, più semplici, colorano la vita. L'ultimo, se tu vuoi saperlo, è quello di Hillary Clinton, Cose difficili. Lo sto leggendo, è interessante. Dove faresti il tuo viaggio ideale? Il Tibet. Il Tibet è un paesaggio straordinario, vedo molti documentari, è un mondo straordinario, paesaggi ricchi, belli, pieni di spiritualità, di cultura. Fammi piacere andarci. Un personaggio casalese del presente o del passato che ti ha ispirato o insegnato qualcosa, cosa e perché? Mio padre mi ha insegnato le cose che della vita io credo siano più importanti: l'onestà, la dedizione, la famiglia, la disponibilità. Queste, secondo me, sono cose che rendono la vita migliore, rendono migliore il rapporto con l'altro. E mio padre mi ha dato, mai aperto le porte per questa strada. Cosa ti piace dell'Italia e cosa cambieresti? Allora, l'Italia è un grande paese, straordinario, straordinari paesaggi, straordinaria varietà di dialetti. Per quanto riguarda i paesaggi basta pensare al Trentino, alla Valle d'Aosta, alla costiera amalfitana, al nostro territorio. Pensate alla Sicilia, alla Calabria, alla Sardegna. È un paese ricco di storia e di cultura. Noi siamo quel paese che ha il maggior numero di patrimoni UNESCO. Cosa cambierei? Noi abbiamo un grande difetto, gli italiani: quello di dare responsabilità sempre ad un ipotetico altro. Su questo ci congiuriamo, stiamo là, insomma. Certo,
oggi la situazione che abbiamo trova molte responsabilità del passato, ma è anche vero che una volta trovata la consapevolezza ci bisogna rimboccarsi le maniche tutti insieme, costruire, ma tutti insieme, non solo il governo, ma anche i cittadini. In un minuto, il tuo manifesto per il popolo elettorale. Bisogna agire presto e in modo forte, deciso. Negli ultimi anni è nata una scuola di pensiero che ci descrive come vittima di noi stessi e del nostro passato. Certo, il passato esiste, non possiamo cancellare, ma è importante cominciare a descrivere pagine nuove a questo paese. Abbiamo il dovere di raccontare la verità. Il dovere di restituire a questa città la dignità che merita. Offrire possibilità ai giovani e stabilità agli anziani. Abbiamo il dovere di liberare Casal di Principe dal pregiudizio che ci attanaglia da tanti anni. Non siamo un popolo straordinario, ricco, dentro. Siamo il fuoco sotto la cenere. Il problema più urgente da affrontare e risolvere a Casale. Dei problemi sono tanti, da Pucca, le vite, l'illuminazione, alla Mercatale, ma credo che è fondamentale il lavoro. Il lavoro dà dignità, dà speranza, crea famiglie, crea anche il benessere. Bisogna predisporre piani di investimento che sono rivolti a fuori l'occupazione giovanile. Questo aiuterà a crescere in questo paese.